Gli ultimi anni sui mercati sono stati tutt'altro che noiosi. Dopo il crollo dovuto al Covid nel 2020 e l'euforico 2021, caratterizzato da un clima di positivismo, abbiamo avuto un 2022 piuttosto turbolento, in cui i timori per l'inflazione hanno spinto al ribasso i prezzi delle azioni e la guerra in Ucraina ha scatenato una volatilità sui mercati energetici, anche se non era l'unico motivo. Guardando al 2023 siamo tutti spinti a pensare che i sentimenti negativi siano gli unici presenti che ci accompagneranno durante l'anno. Oggi andiamo a vedere sette tematiche cruciali per i mercati e come e dove possiamo investire nel 2023. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per la Kindle qui sotto, ovviamente nella descrizione. Saranno sette le tematiche che potrebbero influenzare i mercati, le andremo a vedere in questo video e lo faremo in maniera sintetica, ma se volete approfondire vi lascio il link del report che ho utilizzato per la realizzazione di questo video. Report che è realizzato dallo sponsor del video stesso, che è XTB, che ai nuovi iscritti propone anche un regalo. Infatti, iscrivendoti col mio link qui sotto, ottieni un'azione gratuita del valore di 30 dollari. Insomma, un regalino che non fa male all'inizio dell'anno. Ricordo che XTB è un broker altamente regolamentato e quotato ed è l'unico con il quale collaboro ormai dagli albori del mio canale, da quando vivevo in Irlanda. Ricordo il link qui sotto, sia per scaricare il report che per iscriversi alla piattaforma. Partiamo a vedere le sette variabili, sette punti secondo XTB da considerare nel 2023. 1. L'inflazione. Questo è stato a lungo il tema principale del mercato e la ragione principale delle difficoltà nella maggior parte delle asset class nel 2022. Il grande interrogativo che gli investitori si pongono è quindi se questa scenderà nel 2023 o se continuerà a salire. La parte importante da capire non è tanto se scenderà, ma quanto velocemente e dove si fermerà. Anche perché effettivamente ha già cominciato una fase calante. Le materie prime sono calate, la logistica è migliorata e se non ci sono ulteriori shock tipo un'invasione aliena, dovrebbe continuare a scendere. Ma il 2% a fine del 2023 sembra alquanto improbabile e irrealizzabile, a meno che non avvenga un estremo cambio di rotta, soprattutto della Fed, che vada a stupire un po' noi tutti. E proprio parlando di Fed, passiamo al secondo punto, la Fed. Nonostante un 2022 difficile, gli ultimi 14 anni sui mercati azionari sono stati straordinari. Abbiamo visto gli investitori fare delle performance eccezionali e anche qui alcuni youtuber nascere, ne cito uno. Un rally di questo tipo è stato storico. Questo è stato aiutato principalmente dalle politiche morbide delle banche centrali che non avevano, diciamo, uguali in passato, con i tassi di interesse che praticamente erano a zero. Gli investitori sperano che una prospettiva di inflazione più favorevole possa convincere le banche centrali a rivedere le loro recenti decisioni e invertire un po' la rotta della politica monetaria nel 2023. Nel 2019 la Fed ha tagliato i tassi di 75 punti base ed è passata dalla riduzione del bilancio all'espansione. Una ripetizione di tale mossa sarebbe il cambio di marcia necessario, anche se finora un po' tutti i rappresentanti delle banche centrali hanno fatto più volte capire che la politica restrittiva si potrebbe protrarre a lungo. Il terzo punto è la guerra in Ucraina. I rischi per i mercati mondiali sono stati trascinati appunto dalla guerra in Ucraina a dei livelli a cui non eravamo abituati. Ma anche in questa situazione ci sono numerose aziende che possono beneficiarne nella situazione del 2023, se la situazione in Ucraina appunto andasse a migliorare. Ovviamente non saranno consigli di investire né da parte mia né da parte di XTB, ma essendo il report fatto da analisti di XTB, potrebbe essere un ottimo spunto, oltre che per andare ad approfondire le singole aziende menzionate appunto in questo terzo punto, anche per capire i comparti che potrebbero essere correlati e che potrebbero beneficiarne. Io vi lascio poi qui a schermo l'immagine con le aziende menzionate con i relativi ticker, ma se ovviamente volete approfondire, vi ricordo di scaricare il report. Abbiamo ad esempio Kernel, il più grande produttore di olio di girasole in Ucraina. Abbiamo anche KSG Agro, una delle aziende agricole più verticalmente integrate in Ucraina, che si occupa di produzione, di stoccaggio, lavorazione e la vendita di prodotti agricoli. Anche Volkswagen e Mercedes potrebbero beneficiarne, che sono state impattate nella loro produzione dei propri autoveicoli per una carenza di semiconduttori e cablaggi che venivano proprio prodotti in Ucraina. Abbiamo EPAM System, una piattaforma di ingegneria e consulenza digitale addentrata in Ucraina e Russia. Pure PVH, proprietario dei famosi marchi come Calvin Klein o Heritage o Tommy Hilfiger. Insomma,
di aziende ce ne sono tante, non sono le uniche. Poi abbiamo le criptovalute, con un cambiamento radicale alla politica monetaria globale e l'aumento dell'inflazione, gli asset rischiosi sono stati messi sotto profonda pressione nel 2022 e le criptovalute sono quelle che hanno avuto i maggiori disagi, se così possiamo definirle, soprattutto dopo il fatto che venivano da un mega rally fantastico dovuto al recupero post pandemico. Nonostante i massicci cali, gli scandali, l'interesse per le cripto sembra non diminuire e per chi crede in questi asset, ogni mercato ribassista può essere percepito come potenti opportunità di investimento. Bisogna vedere se anche in questo caso si avrà un bel rimbalzo o se questa situazione possa avere irrimediabilmente scalfito la resilienza di questi asset. Poi abbiamo la recessione degli utili. Nel XXI secolo si sono verificate tre recessioni degli utili: lo scoppio della bolla del dot-com, la crisi finanziaria globale e appunto il Covid. Mentre il crollo dei mercati azionari indotto da Covid è stato di breve durata grazie a enormi quantità di stimoli fiscali, dinari e monetari, le altre due hanno avuto alcune analogie. In particolare l'entità del calo è simile a quella della crescita degli utili, che diventa negativa. Dal mese in cui la crescita degli utili è diventata negativa al mese in cui il mercato azionario ha toccato il fondo, l'S&P 500 è sceso del 33,4% e del 29,4% rispettivamente durante i bear market della crisi del dot-com e della grande crisi finanziaria. Sebbene questo non significhi che il mercato azionario subirà un colpo e un calo simile nel caso in cui la crescita degli utili dovesse diventare negativa, questo fornisce un indizio del fatto che, a meno di eventi di cigno nero come quello che è capitato appunto col Covid e con la guerra in Ucraina, la recessione degli utili tende a iniziare nel mezzo di un bear market piuttosto che all'inizio o alla fine. Parliamo poi di petrolio e gas. Abbiamo tutti visto i sali e scendi che le materie prime energetiche hanno affrontato. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, si presume che i prezzi si stabilizzeranno nel breve termine, ma il prevalere di uno dei due fattori che adesso vado a citare del 2023 potrebbe determinarne una tendenza moderata per il resto dell'anno. E mi riferisco alle politiche dell'OPEC e dalla gestione della politica zero Covid da parte della Cina, che in un modo o nell'altro possono guidare i prezzi verso l'alto o verso il basso. Per quanto riguarda il gas, al momento sembra che le scorte europee siano sufficienti, ma siamo solo a gennaio e tutto potrebbe succedere, soprattutto alle temperature. La Russia non trasferirà con molta probabilità gas all'Europa, o comunque non lo farà nel modo in cui ha sempre fatto, lo potrebbe fare in modo centellinato, a meno che ovviamente le cose non cambino e qualcuno dovrà colmare il divario. Se le scorte comparative cambieranno di nuovo direzione, cioè le scorte scenderanno al di sotto del livello dell'anno scorso, allora il prezzo potrebbe muoversi verso i massimi del 2022 o addirittura verso il picco del 2008. Parliamo anche di Cina. Il problema del mercato immobiliare cinese sta sempre lì, non si è mosso. La Cina ha messo da parte per quasi un anno questa problematica, questa tematica, concentrandosi principalmente sulla pandemia, ma il problema immobiliare è diventato troppo grande per essere ignorato. Vi ricordate per caso un'azienda chiamata Evergrande? Non era l'unica azienda con le zampe quasi all'aria. Sia Evergrande che molti altri costruttori hanno rischiato il collasso a causa di inadempienze nei pagamenti del debito. Mettere la testa sotto la sabbia o fare finta che il problema non esistesse non ha sicuramente risolto il problema. La PBOC ha anche deciso di liberare circa 70 miliardi di dollari di capitale detenuto dalle banche appunto per le emergenze. Anche se la Cina ha eliminato la politica iperrestrittiva sul Covid, non si vede al momento un miglioramento analogo nei nuovi prestiti per l'acquisto di nuove abitazioni. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi del report e delle considerazioni fatte dagli analisti di XTB. Ti ricordo anche la possibilità di ricevere un'azione gratuita iscrivendoti appunto alla piattaforma XTB con il mio link che trovi nella descrizione del video e anche nel primo commento del pinnato appunto di questo video. Se questo contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco. Basta veramente lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube, ma anche per me. E poi ovviamente, se sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Sono tutte azioni che ti, diciamo, occupano pochissimo tempo, ma che fanno crescere il canale e fanno tanta soddisfazione a me. Bene, anche per oggi è tutto, mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. A presto!